Pagina raccontiamo la storia di un uomo che è molto amato per tutto il pubblico di Rai 1. Io vi vorrei far vedere questa foto. La foto è di lui insieme alla sua mamma. Non so se come indizio è sufficiente, forse no, però insomma abbiamo chiesto aiuto ad Alessandro. D'Alessandro, guardate. Well, it's a marvelous night for a moon dance. Fisico asciutto, sguardo profondo e intenso, Roberto Farnesi recita al cinema e in televisione da 25 anni, ma oggi conserva intatto tutto il suo fascino. Si definisce un mix di timidezza e riservatezza ed è convinto che quello che conti di più siano naturalezza e simpatia, anche se la bellezza aiuta. E infatti è stata questa la sua prima carta vincente che lo porta a lavorare come modello e attore di fotoromanzi. Lui ci mette anche studio e preparazione. Il suo primo ruolo da protagonista al cinema è nel film Femmina, al fianco di Monica Guerritore. Poi viene diretto da Franco Zeffirelli in un tè con Mussolini e prende parte al cast delle Sciamane. Ma Farnesi si dedica con successo anche alla televisione. È il commissario Sepe nella miniserie di Rai 2 Turbo. È solo un'ipotesi, un'intuizione. Non dobbiamo farci illusioni. Ed è uno dei protagonisti della seconda stagione di Butta la Luna, al fianco di Fiona May. E parlaci tu con l'architetto, quello che va bene a te va bene a me. Protagonista anche di Per una notte d'amore con Vanessa Hassler. E la redattrice che aspettavo? Veramente no. Nel 2013 partecipa con successo a Ballando con le stelle al fianco di Samantha Togni e dal 2018 è Umberto Guarnieri, uno dei protagonisti della soap opera Il paradiso delle signore. Ebbene, a vita in diretta Roberto Farnesi. Vieni, accomodati. Sì, 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 sì. Allora, abbiamo visto questa... Non la chiamiamo soap opera perché il mio produttore Gianandrea Pecorelli sarà da Per carità, non sia mai. È un ibrido fra fiction e soap. Quello che vuoi, però l'importante è che piaccia molto. Piace molto. Diciamo questo, no? Beh, questo pomeriggio di Rai 1 comincia, no? Comincia a avere dei buonissimi risultati. Allora, senti, io voglio fare un po' un salto indietro perché abbiamo visto appunto in questa scheda che tu hai cominciato così come modello. Mi racconti, insomma, tanti anni fa, no? Quanti Beh, ti sono passati? Purtroppo un bel po' di 20, anni. 25? Che ragazzo eri? Che sogni avevi a 25 anni? Beh, ero un ragazzo che veniva da una piccola città che è Pisa e al tempo era quasi un'utopia pensare di poter fare questo lavoro, insomma, vivendo a Roma è già un'altra cosa, venire da una piccola cittadina toscana come Pisa. Sì, mi fa molto sorridere perché effettivamente fra Pisa e Roma oggi, cioè proprio sì, è sì, però al tempo era tutto visto molto, un mondo molto 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 lontano, poi oggi adesso i reali sono molte carte di accesso al mondo dello spettacolo, lì era difficile. E io poi dopo questa fase, diciamo, un po' goliardica a Milano, del modello, dei fotoromani, eccetera, per sbarcare il lunario, ho puntato su Roma dopo la morte purtroppo di mio padre che ho perso molto presto e ho deciso di fare questo lavoro in modo serio, quindi insomma sono un bel po' di annetti. Senti, hai parlato tu, hai citato appunto i fotoromanzi, no? Io penso alla Lancio, Grande Hotel, a parte che sono stata veramente una divoratrice di fotoromanzi. Sono arrivato al tramonto di quel mondo là. Ma ti ricordi il primo provino, com'è andato? No, io mi ricordo che incontrai Sebastiano Somma. Sì. Io ero un po' incerto, insomma, un ragazzo, ripeto, venuto da Pisa così, un po' improvvisato. E mi disse, no, rimani che domani ti facciamo un provino fotografico, eccetera. E io ero un po' indeciso, insomma, torno a casa, che ci sto a fare qua? E mi disse, ci fu Sebastiano Somma, non so se lo ricorda, Sebastiano, che si voltò e mi disse, le occasioni vanno prese al volo. Bisogna prenderle al volo. E tu quel treno lo hai preso e sì. È andata bene. Senti, io vorrei... Se mi permetti metterti un po' alla prova, perché voglio capire se ti ricordi ancora le facce da fotoromanzo, perché insomma per fare fotoromanzi bisogna avere, come dire, la capacità anche, no, di saper interpretare quel momento. Ho dei cartelli, parto con il primo. Allora, ti lascio perché ti amo troppo. Fammi un po' la faccia. Ah, ma io devo fare la faccia? Certo, no? Perché io faccio la faccia. Ti lascio perché ti amo troppo. Qual è la faccia? Beh, vai, questo vai, è complicato. No, dobbiamo fare il fotoromanzo, Roberto, vai. Di qua. Dov'è il fotoromanzo? Ti lascio perché ti amo troppo? È un dramma. No, qui io la voglio sdrammatizzare questa situazione perché sembra sono fotogenico con Renato Pozzetto, te lo ricordi? Perché, e la faccia era sempre la stessa. Mi dispiace, ma io l'ho dimenticato ormai dopo 25 anni. Prova, la faccia prova. Di ti lascio perché ti amo troppo, no, ti giuro.
Beh, magari con un copione davanti, interpretandola, potrebbe essere una cosa più... Senti, ma te è mai capitato nella vita, dimmi? Che cosa? Cioè, di inventarti una balla qualsiasi per... La peggiore scusa, quella più meschina, ti lascio perché ti amo troppo, non si può sentire. Ma l'hai mai usata? No, io sono sempre stato abbastanza leale a mio modo. Quindi no, non l'ho usata, mi sembra una cosa abbastanza, no, ti lascio perché ti amo troppo, una cosa che, come si dice a Roma, può sentire. Voglio fare un fotoromanzo e tu non me lo fai fare, dai. Allora andiamo avanti, perché io so che insomma tu in qualche modo hai fatto un po' tua la battuta di Alberto Sordi, no, appunto, che dice sposarmi, ma che mi metto... Ah, no, pensavo quell'altra. No, mi mettono estranea in casa, non sia mai, no, però mi pare che dice, poi... che sei matto, che mi metto estranea in casa? Con il passare del tempo... poi le cose sono cambiate. Dici perché oggi morbido. Anche tu però la convivenza ci siamo arrivati, quindi insomma è già un bel traguardo. 5 anni con una donna che evidentemente insomma ha delle qualità diverse rispetto alle donne del passato. Ecco, che cosa ti ha colpito di questa donna? Lei bisogna domandarlo a lei, perché è l'unica è riuscita a sopportarmi, quella è già un po'. Lucia, dimmi un po', quali sono le sue caratteristiche? Beh, è una ragazza con i piedi per terra, una ragazza molto semplice, una ragazza che ha fatto il suo percorso di studi, si è laureata con successo, conosce le lingue, è entrata nel mondo del lavoro. Una ragazza normale, con dei buoni principi, non le manca la toscanità, nonostante abbia origini calabresi, perché è nata poi invece ad Arezzo, e la toscanità ci lega molto, perché sai... un po' di goliardia toscana non guasta mai, e questo ci unisce, insomma ci divertiamo molto, e secondo me è un aspetto importante anche. Senti, questo. Senti, ma con Lucia balli? Lucia, perché lei... Lucia? Con Lucia balli? Ma no, ma neanche... Ma come no? Ma no, io purtroppo... Ma dopo tutto quello che quel hai imparato? Quel dramma lì a ballando, ma l'hai visto? No? Spero tutta la sia persa. Io ballando era una roba, una tragedia. Mille Carducci ancora... Io non credo che il nostro pubblico l'abbia persa, guarda un po'. Purtroppo no. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, le gioie, le amarezze ed i problemi suoi, e mi truccò perché la vita mia is the top of the west, always cool is the best, he keeps on senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Ma perché fai tutte queste cose? L'applauso storie? Va fatto a Samantha Togni, poverina. No, vabbè, certo, è anche vero che Samantha Togni, diciamo, proprio ballava lei, io la guardavo. Vabbè, però era insomma, altro che fotoromanzi qui, oltre alle facce, insomma, facevi anche bei movimenti. Un po' di faccette c'erano, devo dire la verità. E beh, perché poi quando uno sa ballare poco di tecnica va giù, capito? O di capelli, in come qualche si modo, dire, in qualche di modo. Senti, ma che uscire. Ricordi hai di quell'esperienza, Roberto? Bellissima esperienza. Io Mili me l'ha chiesto per qualche anno, poi alla fine mi ha convinto e devo dire che aveva ragione. È stata un'esperienza straordinaria, nonostante io e il ballo siamo due cose diametralmente opposte, però mi sono divertito, è stata una bella e molta adrenalina, perché andare insomma in diretta in uno show del sabato sera come Ballando, che è un grande show, mette una certa... E poi è una sfida, una certa, no? Ansia. Continua, quindi ti devi sempre misurare con altri... Io ero terrorizzato, perché scendere in quell'arena là, in diretta, con 5 milioni di persone che ti guardano, e non avere competenza di quello che fai è tosta. Perché ballare, te lo sai molto bene, è molto molto complicato. Non è così semplice. Senti Roberto, tu hai festeggiato praticamente quest'anno a luglio 50 anni. Beh, festeggiato è una parola grossa. Perché non si festeggiano 50 anni? Sì, certo. 50 anni è un come periodo 20. Bellissimo. Beh, stupendi. Però insomma, hai una compagna con cui convivi da 5 anni, hai un cane che vedo che tu ami profondamente, perché lo vedo anche spessissimo, lui mi sopporta, fotografato. Sì, sì, sì. Che cosa manca in questo momento della tua vita?
Beh, io credo che manchi, oddio, siamo andati un po' lunghi, onesto. Eccolo qua, Django, siamo andati un po' lunghetti, però mancherebbe un figlio. Beh, perché siete andati lunghetti? No, beh, insomma, io 50, ancora fra un po' faccio il nonno. Però, dai, siamo ancora in tempo e speriamo che sia... Quindi diciamo, possiamo dire work in progress? Work in progress, mi sembra il termine più appropriato. Senti, sei felice in questo momento della tua vita? È un buon periodo. Nonostante mi sia fratturato una costola l'altro giorno. Perché? No, sono scivolato in casa, vedi, l'età incombe. Ero aggrappato all'armadio che cambiavo. A parte non sa più cosa mettersi in questa stagione qua. Comunque tentavo di tirar fuori. Hai capito, ma la potevi anche raccontare in una maniera diversa. Bastava che tu dicessi, dice, una lotta con uno squalo. No. La fiction improvvisamente in una scena particolarmente difficile. È caduta addosso la gravina. No. Mi sono fatto veramente male. Vabbè, però si sopporta. Però tutto a posto? Tutto, per ora cioè, tutto puoi respirare facilmente? Assolutamente sì, okay. Guarda. Dopo allora, ballando posso fare qualsiasi cosa. Visto che hai parlato di Vanessa Gravina, insomma, parliamo del paradiso. Ah, fortissima Vanessa, vogliamo dire insomma che è un bel successo, Rai 1, siamo tutti molto contenti. A cui tengo moltissimo, un prodotto, io penso sia veramente un fiore all'occhiello del pomeriggio di Rai 1 e ci ricorda un bel periodo fatto di grandi speranze, tanti che era sogni gli anni 60. Però insomma il personaggio che interpreti tu, andiamolo a guardare, è un bel è tosto. molto. Qui c'è la denuncia del gerarca amico del conte Gregorio di Sant'Erasmo. Tu invece mi hai sempre visto per quello che sono. Io credo che nessuno mi conosca come te. Non ho capito la risposta, sono stato chiaro o no? È giunto il momento di sederci tutti allo stesso tavolo e decidere i termini della cerimonia. No. Perché mi guardi così? Dopo le pubblicazioni tu mi dare la lettera. Sono stato chiaro? Carattere, ammazza però, com'è cattivo sto Guarnieri, però è divertente perché ho quasi sempre interpretato personaggi comunque positivi, insomma, che incontravano il favore del pubblico, anche questo, perché poi però cattivo. Insomma adesso con Vanessa mi pare ci sia del piccante, no? Adesso con Vanessa c'è un po' di, si è mossa un po' anche la situazione sentimentale per il commendator Guarnieri, che era povero vedovo lì isolato, tutti storie d'amore e quello niente, solo affari. Quest'anno sembra che ci sia anche qualcosa. Senti, qualche anticipazione anche nel rapporto work in tuo progress. Figlio non sia mai, non si riesce non proprio niente a... blindatissimo, ma questo non lo dice nessuno dei miei che colleghi fatica. Non si può davvero, a parte che io manco lo so, perché davvero work in progress. Se non lo sai tu, pensa se lo posso sapere io. Giuro, io leggo le... No. Work in progress, davvero, vabbè, giorno comunque, per giorno. Insomma, diciamo che Il Paradiso delle Signore è sicuramente un grande successo, direi uno che al il pubblico tengo appunto molto. Segue con grande affetto, ma noi vogliamo anche, anzi insieme a te voglio ricordare con grandissimo affetto anche il grande ritorno di Fiorello. Ieri sera è stato un successo strepitoso con Viva Rai Play. Brava. Vorrei rivedere insieme a te proprio alcuni momenti, vediamo. Oh, mi raccomando, buona lascio. Fortuna, eh. Grazie. Dai, Fiore. Ciao, Achille Lauro. Secondo me bolle in pentola qualcosa fra tutte e due, eh? Assolutamente sì. Eh? Saremo giovani? Aspetta che esco, a me un viene attimo. Benissimo. Ciao, oh. Ciao Rosario. Ho il microfono già. Buon segno. Ciao. Oh. Si comincia. Ciao, ragazzi. Grazie. Ciao, Pippo. Mi devi benedire. Devo cominciare. Inginocchiati. Ok, sono qua. Ecco a voi, Rosario Fiorello! Prima puntata, si risparmia corrente. Ci siamo, 3, 2, 1, 5, 5. Allora, nel manuale del perfetto showman c'è scritto: quando c'hai un buco devi fare rose rosse di Massimo Ranieri. Come rose rosse? Allora, fammi un do maggiore. Vai. Rose rosse per te. Fiorello mostra al pubblico in sala il giornale, facendo notare la foto di Fiorello che mostra il pubblico in sala il giornale. Insomma, tutto
questo è successo soltanto ieri. Naturalmente ricordiamo che Fiorello sarà in onda dopo il TG delle 20 fino a venerdì su Rai 1. Poi e naturalmente Rai Play dove siamo anche noi col Paradiso. E ricordiamo tutti i giorni il Paradiso delle Signore, grazie a Roberto Farnesi. Grazie Roberto. Tanti auguri. Grazie. E naturalmente se poi dovesse arrivare il fiocco azzurro o rosa, di nuovo ce lo racconteremo. Grazie, una brevissima pausa. Grazie.